Ciao a tutti! Volevo fare questo piccolo video, ma molto utile, sui sostantivi difettivi. Ho già fatto dei video sui verbi, sugli aggettivi, sui sostantivi, anche sulle preposizioni e ho fatto anche video sulle declinazioni. E in questo video vi voglio far vedere che ci sono alcuni casi nella lingua russa, come anche nella lingua italiana, dei sostantivi usati solo al singolare o solo al plurale. Partiamo con i casi quando si usano solo al singolare i sostantivi. Si usano al singolare quando si tratta dei nomi che indicano le sostanze chimiche, minerali, farmaci. Per esempio, vodород, idrogeno. Si pronuncia vodород, ma si scrive водород. Idrogeno, vodород. Железа, ferro. Si pronuncia железа, ma si scrive железо. Aspirin, aspirina, aspirin. Si pronuncia aspirin e si scrive aspirin. Le sostanze chimiche, farmaci, eccetera. E dovete ricordarvi che sono sempre al singolare, perché non si può dire два водорода, два железа. Un altro caso è quando si tratta dei nomi collettivi. Per esempio, обувь, calzatura, обувь. Si scrive obuvie con V, ma si pronuncia obuf con la fe. Infatti, i nomi collettivi sono quei nomi che diciamo accomunano alcuni oggetti, come obuf calzatura. Un altro esempio può essere passuda, stoviglie, passuda, ma si scrive posuda, si pronuncia passuda. Cioè non si dice piatto, cucchiaio, eccetera, ma stoviglie in generale, calzatura in generale. O può essere anche молодежь, cioè la gioventù, молодежь. Anche qui bisogna stare attenti perché si scrive молодежь con G, ma si pronuncia молодежь con SCE. Quando si tratta dei nomi astratti e dei nomi di alcuni prodotti alimentari, alcuni, non tutti. Per esempio, голод, fame, cioè una cosa un po' astratta. Голод, fame. Anche qui si scrive голод, ma si pronuncia голод. Un'altra parola può essere malaco, scrive moloco, ma si pronuncia malaco, latte, malaco. Uborka, pulizia. Uborka, questo è sempre un nome collettivo. Dabro, il bene, dabro. Anche qui si scrive dobro, ma si pronuncia dabro, il bene. Come avete capito, non sempre c'è la corrispondenza tra l'italiano e il russo. A volte anche io mi confondo perché magari a volte ragiono in russo e invece in italiano è sempre al singolare e viceversa. Per esempio, nelle frasi obuv i adiezhda podorozhali, le scarpe e i vestiti sono diventati più cari. In questo caso le scarpe in italiano e in russo obuv, cioè è singolare. Adiezhda i vestiti. In italiano è plurale e in russo è singolare. Обувь и одежда подорожали. Le scarpe e i vestiti sono diventati più cari. Un altro esempio. Я принял две таблетки аспирина. Ho preso due pasticche di аспирина. Я принял две таблетки аспирина. In questo caso аспирина c'è la declinazione, infatti c'è la desinenza A. Ho preso due pasticche di aspirine. In questo caso, per indicare più aspirine, non si dice aspirine, due, tre aspirine, ma si dice due pasticche di aspirina, cioè due tabletki, plurale, aspirina. Aspirina, singolare, rimane. Ci sono anche alcuni nomi di frutta e verdura che in russo hanno solo il singolare, mentre in italiano vengono usati sia al singolare che al plurale, e quasi prevalentemente al plurale. Il singolare di questi sostantivi ha il significato collettivo sempre, e in questi casi, per indicare un singolo pezzo, a volte si usano i suffissi. Per esempio, morковь, carote. Qui si scrive morcov con V, ma si pronuncia morковь con F. E se aggiungo il suffisso, e diventa una carota, morковка, morковка, morковь. Morkovka. Morkov c'è mekki znak alla fine. Quando aggiungo il suffisso, mekki znak scompare. Morkovka. Si scrive morkovka, si pronuncia Morkovka.
Un altro esempio, look, cipolla è in generale cipolla, un nome un po' collettivo, lucavizza, una cipolla, lucavizza, in questo caso c'è il suffisso za, lucavizza. Però non sempre chiaramente si può formare il sostantivo che indica un solo frutto con un suffisso. Ci sono anche parole che indicano un solo frutto senza suffissi. In russo ci sono molti suffissi usati, poco usati, prefissi e quindi farò anche un video sui suffissi e sui prefissi. Altre parole si usano al plurale, a volte sono sia in russo che in italiano il plurale. Per esempio, ножницы, forbici. Ножницы, come italiano, le forbici, plurale, e ножницы, sempre al plurale, ножницы. E a volte no, per esempio, часы, che abbiamo visto anche nel video sugli orologi, sull'ora, ho fatto il video. Часы, orologio, in italiano l'orologio è singolare, in russo часы è al plurale, часы. Se i sostantivi sono associati ai numerali, bisogna usare i numerali. Nei casi diretti si ricorre al suffisso di nuovo, e il suffisso in questo caso è ina, suffisso ina, oppure a un altro sostantivo, cambiare proprio sostantivo. Come per esempio para, paio, cioè para. Para è un paio di qualcosa, così non dovete mettere il suffisso, ma mettete un altro sostantivo in più. Un'altra cosa con cui potete sostituire è штука, cioè pezzo, штука, штука. У меня только одни очки. O potete dire у меня только одна пара очков. E in questo caso potete usare tutti e due i casi. Ho un solo paio di occhiali. E potete usare tutti e due i modi. У меня только одни очки, plurale. O potete dire у меня только одна пара очков. Он купил себе три пары брюк. Lui ha comprato tre paia di pantaloni. On купил себе три пари брюк. In questo caso tre paia si traduce come tre pari, perché è in plurale pari, visto che le paia sono tre, come anche in italiano, le tre paia, tre pari brюк. Però brюки è sempre plurale, sono pantaloni. I pantaloni sono al plurale anche in italiano e sono al plurale anche in russo. Brюки. C'è un'altra parola per indicare pantaloni, si può dire штаны, anche quello è sempre al plurale, штаны o брюки. Он купил себе три пары брюк. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, se avete altre domande, richieste o le idee scrivetemeli sotto nei commenti sul mio profilo Instagram o sul mio profilo Facebook, vi auguro una buona giornata, спасибо e до свидания.